Che incontreremo. Come hai saputo di loro? Dagli androidi catturati da Zlatko. Parlavano di umani che aiutano gli androidi a superare il confine. Se non fosse vero? O fosse una trappola? So solo che quegli androidi ci credevano. Poi Zlatko li ha uccisi. Visto la neve. È bella. Ci rallenta un po'. Ma così non incroceremo troppi umani sulla strada. Rilevato malfunzionamento. Freni di emergenza attivati. Questa non ci voleva. Resta dentro, Alice. Adesso che facciamo? Non so. Direi di continuare a piedi. 10 gradi sotto zero. Alice non ce la farà. Troviamo un posto per la notte. Qui attorno non ci sono posti dove stare, Cap. Laggiù. Dobbiamo trovare un riparo. Qui fa troppo freddo. Sembra abbandonato da un bel pezzo.
Trovato niente? No, nessun posto per la notte. Benvenuti a Pirate Island, cari marinai! Vi divertirete un mondo! Benvenuti a Pirate Island, cari marinai! Vi divertirete un mondo! Ci penso io. Ecco fatto. Sarà difficile trovare di meglio. Passeremo la notte qui. Accendo un fuoco.
Sono rimasti dei biscotti. Ne vuoi uno? No, non ho fame. Alice. Credi che un giorno saremo come loro? Superato il confine, ricominceremo da capo. Andrai a scuola? Forse troverò un lavoro? Come loro. Saremo come gli altri. Basta che restiamo insieme. Solo questo conta. Ti porto a nanna. Sogni d'oro. Mi racconti una fiaba, cara? Ho 9.000 favole della buonanotte in memoria. Ne troverò una per te. C'era una volta una principessa che... No, non una fiaba così. Inventane una. Una volta, una bambina che era stanca di avere paura. Sognava di essere come le altre bambine, ma l'ombra che viveva con lei le impediva di essere felice. Poi incontrò un robot che era programmato per obbedire, ma quella volta decise di disobbedire. Così decisero di scappare insieme per cercare una vita migliore. Lungo la via incontrarono grandi pericoli, ma la loro amicizia glieli fece superare tutti. Lungo la strada incontrarono un gigante gentile
che promise di proteggerle. Come finisce la storia? Raggiunsero il luogo che sognavano e vissero felici e contente. Le fiabe hanno tutte quante un lieto fine, ma la vita non è così. È ora di dormire. Domani ci aspetta una lunga giornata. Non vieni a darmi la buonanotte, Luther? Sì. Sì, volentieri. Buonanotte, Alice. E sogni d'oro. Una brava bambina. Sì. È molto coraggiosa. Hai mai sentito parlare di RA9? RA9 è stato il primo a risvegliarsi. Un giorno arriverà e guiderà la nostra gente e ci renderà liberi. Se RA9 non arrivasse, se fosse solo una storia che ci raccontiamo per sostenerci a vicenda. RA9 esiste. Credo in lui. So che è tra noi. E al momento giusto, tutti lo conosceranno. Cara, hai mai notato niente di strano in Alice? No. Che vuoi dire? Cara! Abbiate paura. Non vi faremo del male. Siamo come voi. Il nostro nome è Jerry. Prima che il parco chiudesse, lavoravamo qui. Non volevamo spaventarvi, ma a volte gli umani vengono per farci male. Volevamo capire chi foste. Cosa ci fate qui? Stavamo cercando un riparo per la notte. Domani ce ne andiamo. Una bambina. Era da tempo che non ne vedevamo una. Una volta i bambini ci adoravano. Sembra triste. Gli ultimi giorni sono stati difficili. Abbiamo qualcosa per lei. Una cosa buffa. Le piacerà. Vuole vedere? Oh, non credo che... E allora deve seguirci. Alice, forse non è una buona Avanti, idea. Avanti, cara! Non credo tu abbia scelta.
Resta con noi. La piccola può salire a bordo. La giostra è pronta per il divertimento! Che la vedo sorridere. Non aveva molto di cui sorridere ultimamente. Thank you.